Questo è uno dei momenti dove si fa una verifica anche rispetto allo stato di salute del bilancio statale. E in questa verifica, tutte le volte che si discute e si dibatte sullo stato di salute del bilancio statale, una delle precondizioni e una delle giustificazioni è sempre il dato dell'avanzo primario. Dato dell'avanzo primario che oggi invece risulta come un crollo dell'avanzo primario. Un crollo dell'avanzo primario causa ovviamente più deficit, con un continuo ricorso per cui al mercato privato e automaticamente ovviamente più debito pubblico. Oggi i dati ci dicono questo, questa è la situazione del bilancio statale. Ed oggi anche se gli interessi sono bassi, domani potrebbe verificarsi una situazione molto negativa, per cui interessi più alti dal punto di vista della percentuale, una situazione di debito pubblico fortissima, che causerebbe comunque un lascito pesantissimo alle nuove generazioni. Quali sono state le misure del governo, soprattutto in questo ultimo anno, rispetto chiamiamola all'influenza alla crescita? Principalmente ci sono state due misure molto creative. La prima, quella del reverse change, è stata bocciata dalla Commissione europea ed ha causato un costo di 700 milioni di aumento delle accise della benzina. E poi lo split payment, che invece non ha dato il gettito che era stato previsto, per cui avrà bisogno di notevoli coperture, per cui oggi ci diciamo che quelle due misure creative hanno praticamente fallito, una neanche iniziata. Siamo in una situazione dove con la legge di stabilità il governo deve recuperare 12 miliardi di euro circa per evitare l'aumento dell'IVA rispetto alle clausole di salvaguardia e poi il governo annuncia di voler togliere le tasse che lui stesso ha messo, per cui l'IMU e la TASI, che valgono più o meno 4 miliardi di euro. Sarà interessante da dove verranno trovati quei 16 miliardi di euro lì che mancano. Verranno trovati molto probabilmente da una negoziazione continua con Bruxelles sulla flessibilità del deficit, negoziazione continua che comunque dimostra la mancanza di solidità dal punto di vista economico di bilancio di questo Paese e di questo Governo. A questi probabilmente dovremmo aggiungere, cosa che non ci auguriamo ma che verificheremo, il taglio ulteriore magari alle regioni e agli enti locali e poi un possibile taglio rispetto alle detrazioni, alle deduzioni, alle famiglie o alle singole categorie di lavoratori che comunque in ogni caso risulterebbero nuove tasse. Allora la situazione è di una pressione fiscale altissima, di una spesa pubblica che non cala e di una crescita che risulta molto più lenta ovviamente rispetto agli annunci del Presidente del Consiglio, ma soprattutto molto più lenta rispetto agli altri paesi europei. Dimostrazione del fatto che se il differenziale con gli altri paesi europei rimane così elevato, questo governo non ha fatto e non ha attuato misure di politica economica che consentano una crescita più accelerata o comunque un aiuto alla crescita, un aiuto a un momento economico più favorevole, posto che esso ci sia soprattutto in funzione dei tanti dati macroeconomici a livello internazionale. Allora noi continuiamo a chiedere un confronto su alcune condizioni e su alcune situazioni. Quando il governo ci dice la spesa pubblica nel comparto della sanità è molto elevata e potrebbe diminuire, noi chiediamo al governo un confronto basandoci sui dati di quelle regioni e di quegli enti che quella spesa pubblica nel comparto sanità l'hanno estremamente efficientata, ottenendo comunque un servizio di altissima qualità. Faccio l'esempio della Lombardia che continua ad avere un residuo fiscale molto alto, circa 50 miliardi di euro, Vice Ministro, che poi vanno a finire a coprire altri buchi.
E poi, da un punto di vista della chiarezza, sarebbe opportuno capire che tipo di atteggiamento vuole tenere il governo rispetto agli annunci che sono stati fatti sulla famosa spending review. Sono passati 2-3 commissari alla spending review, ma noi non abbiamo mai avuto un scadenziario, un elenco dei possibili tagli strutturali rispetto alla spesa pubblica. Ed è esattamente quello che dice il Ministro dell'Economia: possiamo coprire alcune situazioni fatto salvo di tagli strutturali alla spesa pubblica. Quell'elenco, nonostante tutto il lavoro che pare essere fatto, ancora non l'abbiamo. L'altra questione: noi chiediamo trasparenza rispetto ad alcune situazioni di bilancio. Attendiamo ormai da mesi di capire dove vengono presi i soldi e quanti sono quelli che coprono il cosiddetto sistema di accoglienza per i migranti in questo Paese. Ad oggi noi non abbiamo un dato certo e non abbiamo soprattutto la provenienza di quei soldi nel bilancio. Altra questione da chiarire è la questione delle privatizzazioni. Annunciate, fatto un piano, come si vuole procedere? Che tipo di scadenze ci sono rispetto e soprattutto anche cosa ci si aspetta dal mercato rispetto a quelle privatizzazioni. Poi, altra questione da chiarire è quella del Comune di Roma. È stato fatto un rifinanziamento, è stato condiviso con il Comune e il Governo un piano di rientro, ma noi siamo quasi certi che quel piano di rientro non è rispettato. Indi per cui abbiamo già chiesto al Presidente della Commissione Bilancio che il Sindaco venga a chiarire alcune situazioni. E queste sono alcune delle questioni che ci sono in essere. Le altre sono i bilanci degli enti locali. Voi siete certi che i bilanci degli enti locali possano rimanere in piedi rispetto a tutti i tagli che sono stati fatti, ma rispetto anche e soprattutto alle esigenze dal punto di vista sociale che i cittadini hanno e che i comuni dovrebbero offrire? Tutte queste condizioni che si legano poi alla mancanza di investimenti da parte degli enti locali, bloccati dal patto di stabilità interno che voi ci avevate detto avreste variato e cancellato, ma che ancora oggi è lì e blocca alcuni investimenti. Chiediamo un confronto anche sulla pressione fiscale, sull'abbassamento delle tasse, sulle nostre proposte di flat tax, sulla nostra proposta di sospendere gli studi di settore, un confronto che possa consentire a questo stranissimo Paese di avere comunque una soluzione per la crescita e non un blocco, perché il risultato che noi abbiamo oggi è che rispetto ai dati di crescita degli altri Paesi dell'Unione Europea le politiche economiche di questo governo creano un blocco alla crescita economica del Paese, non un aiuto, un blocco alla crescita economica del Paese. Come un blocco lo si crea l'occupazione, non è possibile continuare a dare dati che non sono dati veritieri rispetto al Job Act, perché la situazione dell'occupazione in questo Paese è ancora oggi allarmante e soprattutto non è in una fase di notevole miglioramento. Come chiediamo un confronto sulla legge Fornero? Chiediamo un confronto perché pensiamo che l'occupazione possa essere aiutata, indi per cui possa anche creare un gettito maggiore dal punto di vista dei consumi, solo ed esclusivamente se noi rettifichiamo, cambiamo, cancelliamo quella normativa. Questa è una situazione dove il governo tratta con l'Unione Europea, fa delle aperture di deficit, dal deficit si passa alla crescita del debito pubblico, è esattamente un po' la stessa situazione della gestione economica da Prima Repubblica, una specie di Prima Repubblica bis. Ma una Prima Repubblica bis ci sarà una Seconda Repubblica bis e noi costringeremo avanti di questo passo, voi costringerete avanti di questo passo non solo a consegnare, non consegnerete solo alle nuove generazioni uno Stato sociale, ma soprattutto una base identitaria culturale profondamente cambiata per le leggi in materia di giustizia e di immigrazione che state facendo, ma anche un pesantissimo fardello di un debito pubblico che qualcuno pur dovrà pagare, che non è
non è coinciso con una razionalizzazione della spesa e con una valutazione effettiva degli sprechi, e voi consegnerete alle nuove generazioni questo tipo di paese, questa allarmante situazione, solo ed esclusivamente per il vostro modo di tirare a campare.